La sentitissima sfida di Ascoli, diretta in chiaro su Rete 8 per confermarsi squadra e naturalmente migliorare. In cosa? Baldini lo ribadisce con la consueta chiarezza. Bisogna giocare meglio in fase offensiva, bisogna creare più situazioni negli ultimi 20 metri, più situazioni che possono mettere in difficoltà gli avversari, solo lì. Ironia della sorte, 17 anni dopo, nuovo incrocio con Di Carlo dopo il famoso episodio durante Parma-Catania agosto 2007 che suscitò scalpore. Tutto chiarito, la stretta di mano non mancherà. Certamente, certamente. La storia finisce lì, punto, ognuno pensa alla sua squadra. Ci siamo chiariti chiaramente quando c'era da chiarire, è un allenatore per me, è sempre stato un allenatore all'avanguardia a livello tecnico, tattico. È bello sfidarlo perché comunque lui è primo in classifica, quindi gli facciamo i complimenti, cerchiamo di fargli un bello sgambetto e alla fine comunque che l'Ascoli venga fuori con una prestazione importante. Sulla formazione nessuna sorpresa, Baldini ha già svelato l'11 che scenderà in campo al Del Duca. Plizzari tre pali in difesa, Pierozzi, Brosco, Pellacani e Crialese. A centrocampo squizzato play Mezzeali, Valzania e D'Agasso, in attacco Bentivegna e Cangiano, supporto di Vergani. Non ancora al top della condizione, Merola partirà dalla panchina. Biancazzurri privi di Lonardi, rottura del crociato del ginocchio sinistro, perdita senza dubbio rilevante, bisognerà fare di necessità virtù. Il DS Pasquale Foggia. C'è il timore, forse giustificato, che senza Lonardi il centrocampo possa perdere un po' di attitudini difensive. Ci sbagliamo? No. Perde un giocatore forte, in centimetri sicuramente, perché ti dava anche sulle palle lunghe, sui piazzati, ti dava quei centimetri che sono importantissimi. Oggi iniziava a stare anche fisicamente benissimo. E perdiamo, ripeto, un giocatore importante con delle caratteristiche che non abbiamo in altri. Tra gli svincolati non c'era in questo momento un'opportunità da cogliere? Non è l'opportunità, neanche l'ho vista, se ci fosse stata o meno. Crediamo ciecamente in quelli che abbiamo. Però non mi sembra una situazione così drammatica, una situazione così disperata, che senza Lonardi non si può più giocare a calcio, oppure il Pescara senza Lonardi ha perso tutta la sua identità. Lonardi era un giocatore non importante, importantissimo per il Pescara, ma siccome la vita è questa, oggi lui non c'è più, dobbiamo fare con quelli che ci abbiamo. E all'inizio, come ho detto, quando ho fatto la formazione, non ho detto che questi sono i titolari, questi sono quelli che partiranno dall'inizio. Settore ospiti sold out, ma non ci sarà il tifo organizzato che prima della partenza ha caricato la squadra. Cori, bandiere e fumogeni. Con il cuore, gli ultra saranno comunque al fianco dei biancazzurri. Appena tre allenamenti per il neotecnico dell'Ascoli, Mimmo Di Carlo, ufficializzato giovedì pomeriggio dopo il clamoroso dietro front di Attilio Tesser. Nell'ambiente acque agitate, bianconeri in crisi di risultati, un solo punto nelle ultime tre gare e due sconfitte interne di fila. Out il difensore argentino Curado, forte squalificato, punto interrogativo Varone, reduce da un infortunio alla caviglia e assente alla rifinitura. Sistema di gioco 4-2-3-1, tre pali Livieri, in difesa a Giappong, Menna, 40 e Maurizi. A centrocampo il non ancora 18enne abruzzese di Ortona ed ex giovanili biancazzurre Augusto Bando, al suo fianco Campagna, esterni d'attacco Marsura e Duffizzi, tra le linee Tremolada a ridosso di Corazza. Dunque, se così fosse, formazione molto offensiva. Partita tosta, partita nervosa, partita fatta da episodi. Bisogna essere bravi, intelligenti a non cadere in un ambiente che si preannuncia non bellissimo. Dobbiamo pensare a noi, fare la nostra partita che abbiamo fatto fino ad ora e metterci il 110% in campo. Io non mi interessa. Quello che faranno, noi saremo pronti a leggerlo sul campo, però quello che mi interessa è lo spirito della mia squadra. Diversi ex nell'Ascoli, il vice di Di Carlo Davide Mezzanotti e, come detto, Augusto Bando. Nel Pescara, Brosco, Valzania, Bentivegna, Cangiano e Pasquale Foggia. Storia di 19 anni fa, Serie A, campionato 2005-2006, decimo posto, allenatore Marco Giampaolo, al quale il DS biancazzurro è legatissimo. Un rapporto bellissimo e settimana prossima andiamo anche a cena assieme, quindi persona
Spettacolare, un anno bellissimo perché comunque da ripescati dopo Calciopoli è stato per me, ma credo per l'Ascoli, uno degli anni migliori della sua storia, quindi ho ricordi positivi dal campo. La storia dei precedenti dal 1962-63, 26 sfide al Del Duca, 16 successi bianconeri, 6 del Delfino, solo 4 pareggi. Serie B 1985-86, Ascoli Pescara 2-0. La sblocca Beppe Incocciati, raddoppio di Vincenzi, il Pescara era allenato da Enrico Catuzzi. Serie A 6 novembre 1988, calcio di punizione di Junior, l'ottima imbucata di Rocco Pagano, taglio di Primo Berlinghieri che trafigge il portiere bianconero Sagli. Il Pescara di Galeone vince 1-0. Serie C, stagione 2001-2002, l'Ascoli di Pillon, poi promosso in B, si impone per 3-2, apre le marcature l'Aquilano di Venanzio, quindi contropiede e cross di Biancone, Cecere respinge 2-0 di Montesanto che d'esterno centra l'angolino basso, reazione decisa del Pescara di Ivo Iaconi, prodezza balistica di Ottavio Palladini, subito dopo il momentaneo pari di Fanesi su calcio di rigore, nella ripresa però di nuovo avanti. Questa volta definitivamente l'Ascoli, traversone di Venanzio, traversa e tapin di Cristian Biancone che la stagione successiva conquisterà la B anche con i biancazzurri. Nuovo incrocio ma nel torneo cadetto, stagione 2003-2004, successo dell'Ascoli per 2-1, cross del solito di Venanzio, inserimento vincente del brasiliano PA che nel secondo tempo si ripete, magistralmente assistito dal pescarese Filippo Agomeri Antonelli. Nel finale Palladini accorcia le distanze con questa rete più trovata che cercata. Nel torneo successivo 2004-2005 l'Ascoli prevale ancora di misura sul Pescara di Gianni Simonelli, in calce la firma di Filippo Antonelli, gran sinistro al volo, nulla da fare per l'estremo biancazzurro Brivio. Aprile 2011, a 15 minuti dall'epilogo, Romeo sigla il gol vittoria in precedenza sullo 0-0, Pinna neutralizza il rigore calciato dall'ungherese Fekszin. Un anno più tardi, marzo 2012, la disastrosa direzione dei Ciampi di Roma, almeno due gol in netto fuorigioco, Zeman su tutte le furie, finisce 3-0 per i bianconeri dell'ex Massimo Silva, doppietta di Papavaigo nel mezzo, lo sfortunatissimo autogol di Damiano Zanon. Sempre in B nel 2017 al Del Duca finisce 1-1, Pescara avanti, sinistro di Crescenzi con l'evidente complicità dell'ex Ragni, nella ripresa il pareggio di Bianchi, seguirà un altro KO 7 aprile 2019, 2-1 in rimonta, tutti gol sul calcio di rigore di Mancuso per il Pescara, di Ninkovic e Ciciretti per l'Ascoli di Vincenzo Vivarini. La stagione successiva, 6 ottobre, finalmente i biancazzurri allenati da Zauri sfatano il tabù del Duca, durato ben 31 anni dal lontano 1988, 1-0 rete di Berlinghieri, marcatori Galano servito alla perfezione da Brunori e in pieno recupero Busellato dalla dischetta. Stesso risultato 0-2 anche nell'ultimo precedente, 4 dicembre 2020. Su entrambe le panchine debuttano Roberto Breda, arrivato a Pescara dopo l'esonero di Massimo Oddo, e l'ex Delio Rossi, subentrato a Bertotto. Gara chiusa nei primi 45 minuti, rigore di Galano che subito dopo propizia il raddoppio di Setter.